E benvenuto soprattutto a un grande scrittore come Tahar Ben Shalhoub. Tahar Ben Shalhoub era già stato nostro ospite circa 2 anni fa, eravamo all'inizio dell'avventura della Fondazione per la Cultura. E grazie anche a Paolo Noseda, un traduttore straordinario, forse molti di voi hanno avuto già occasione di ascoltarlo. Oggi è un incontro di Mediterranea particolarmente importante, io credo, anche da un punto di vista simbolico. Esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2011, il presidente tunisino Ben Ali abbandonava il paese. Dopo 20 anni, un'espressione usata da Ben Shalhoub, dopo 20 anni di confusione tra casa sua e il paese. Abbiamo esperienze non lontanissime. Ed era passato però meno di un mese dal suicidio drammatico, apertamente di protesta, di Mohamed Bouazizi, il giovane ambulante che si era dato fuoco per protestare contro l'arroganza, il clientelismo che segnava appunto il regime di Ben Ali. E di lì in poi c'è stato, inutile che lo ricordiamo, ma c'è stato un movimento sempre più veloce. Ai primi di gennaio, cioè scusate, ai fini di gennaio, la giornata della collera in Egitto, Piazza Tahrir, l'11 febbraio la caduta di Mubarak. E quella straordinaria e inaspettata rivolta ha determinato anche molte cadute di pregiudizi in Occidente. Il tema dell'impossibilità di convivenza fra Islam e democrazia, o ancora dell'immobilità del mondo arabo, l'accettazione di regimi che si fondavano sulla corruzione, la tortura, l'assenza di libertà, in quanto si opponevano al fondamentalismo islamico. Guardate, del perché l'Occidente ha così poco capito quello che stava accadendo e di quanto poco ancora seguito quello che succedeva e dovrebbe essere sempre elemento di riflessione in tutti noi. È forse un caso che nel marketing politico si sia soffermati di più sui social network che sui contenuti che i social network in qualche misura trasmettevano. Ben Shalhoub scrive in quei giorni a caldo delle pagine emozionanti su questa primavera in pieno inverno, come dice lui, e ne disegna, come dire, in poche pagine, ma con grande sapienza a mio parere, quelle che sono le caratteristiche, la dimensione inaspettata, la difficoltà di fare paragoni nella storia, l'assenza di leader, e usa termini come la necessità di igiene morale in un paese sfruttato, il tema del recupero dell'identità e della dignità. Da quei giorni è appunto passato un anno. C'è stata in mezzo la brutta pagina della Libia. Ci sono i silenzi su quanto accade in Siria e i 5.000 morti che segnano in questo momento la vicenda siriana. Ci sono state elezioni dal significato controverso sia in Tunisia che in Egitto. Su ognuna di queste cose, in questi spazi, abbiamo cercato molte volte di riflettere. Però ci pare particolarmente importante, appunto stasera, un dialogo e un confronto con un intellettuale come Ben Shalhoub, uno scrittore che così tanti amiamo. E prima di lasciare la parola a lui, erano 2 elementi ancora che volevo sottolineare. Il primo, vedete, non sono assolutamente chiari ancora quali saranno gli esiti di quella primavera e se quella primavera è diventata un inverno. Ci sono molti segnali anche in questa direzione. Però di sicuro quell'esperienza è una delle pagine storiche più notevoli del XXI secolo e ciò che accade dall'altra parte è qualcosa che riguarda direttamente noi. Il secondo
aspetto, forse l'avrete letta, mi sembra anche questo di particolare interesse. Era in un'intervista che Benjalun ha rilasciato al secolo XIX, in cui dice: la primavera araba, il modello della primavera araba, questo senso di muoversi contro una dimensione che appare di chiusura di speranze della vita, è non dissimile da degli elementi che ha mosso l'indignazione nella sponda nord, che sentono come la crisi finanziaria sia anche un segno di crisi della democrazia, di un vuoto della politica. È che allora forse, e qui chiudo, il tema che ci riguarda anche qui tutti, è che ciò che accade dalla sponda sud potrebbe essere, come dire, uno straordinario nuovo disegno di ripensare davanti alla crisi finanziaria e alla crisi di modelli istituzionali, un Mediterraneo capace di ridisegnare dei nuovi scenari. E quindi l'opportunità per tutti noi di guardare non sempre soltanto al nord, ma anche al sud. Grazie di essere qui. Parola Tara Benjalun. Bonsoir. En juillet 1789, le ministre de l'Intérieur de Louis XVI vient à Versailles et il voit le roi qui lui dit: ce bruit qu'on entend, c'est une révolte ou une révolution? Et le ministre répond: sire, c'est une révolution. C'était en 1789, et donc on sait comment ça s'est terminé. La tête de Louis XVI a été coupée. Buonasera. Nel luglio del 1789 il ministro degli interni si recò a Versailles in udienza dal re Sole. Andò a vedere il re. Il re, un po' infastidito, gli chiese: ma tutto questo rumore che si sente è una rivolta o è una rivoluzione? Sire, è una rivoluzione. Eravamo nel 1789, sappiamo tutti come è terminata, con la testa del re Sole che cade sotto la ghigliottina. C'est un peu ce qui s'est passé pour Ben Ali, pour Moubarak, dans un premier temps, et puis plus tard pour Kadhafi, et en ce moment pour Bachar el-Assad. Une révolte qui se transforme en révolution ne vient pas toute seule. Même si personne n'avait prévu, mais personne, ni les journalistes, ni les intellectuels, ni les historiens, n'avaient prévu ce qui s'est passé il y a un an à partir de la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Bahreïn, la Syrie, et le Yémen, etc. Donc, il y a une histoire derrière tout cela. È un po' quello che è accaduto con Ben Ali, Mubarak un pochino più tardi ancora con Gheddafi e adesso con Bashar al-Assad. Una rivolta che si trasforma in una rivoluzione e che non è una cosa che accade così, tanto perché accada, non è una cosa che accade da sola. Nessuno, non c'è stato un giornalista, non c'è stato un intellettuale, non c'è stato uno storico che avesse previsto ciò che è accaduto poco più di un anno or sono in paesi come la Tunisia, poi l'Egitto, poi la Libia, poi il Bahrain, poi la Siria e poi lo Yemen. E quindi significa che dietro tutti questi eventi, tutti questi accadimenti, c'è una storia da raccontare. Allora, l'histoire de cette révolte vient de très loin parce que, d'abord, il y a eu la période de la colonisation, ensuite les indépendances dans les années 50, mais ces indépendances, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, ont débouché sur des dictatures. Des dictatures soit militaires en Égypte,
semi-civile en Tunisie. Et ces dictatures se sont comportées avec le peuple d'une manière arbitraire, injuste, et ils ont empêché toute possibilité de démocratie et toute possibilité de progrès et d'évolution sociale et culturelle. C'est ça le vrai. C'est-à-dire que c'est avec l'excès d'humiliation, de mépris de la loi, le mépris du droit, eh bien, ce qui se passe, un jour, il y a la révolte. Et la révolte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir tel jour, mais c'est l'exaspération, l'humiliation qui a été le programme commun de tous ces régimes. C'est humilier le citoyen. Et en Égypte, il y a eu tellement de petites révoltes qui ont été souvent matées dans une brutalité terrible par l'armée que ces petites révoltes n'ont pas abouti. La storia è appunto è una storia che ci porta lontani, che ovviamente è la storia che prima inizia con l'epoca del colonialismo e poi con il periodo dell'indipendenza, delle varie indipendenze negli anni 50, prima in Egitto, poi in Tunisia, tutte quasi sfociate in dittature militari in Egitto e semicivili in Tunisia. Dittature quindi che in un modo o nell'altro tenevano il popolo sotto un giogo, perché erano dittature arbitrarie, dittature ingiuste, dittature che impedivano ai cittadini di poter perseguire la democrazia, quel progresso sociale e civile, quell'evoluzione che altrimenti si sarebbero potute compiere. Ed è stato proprio lo sfregio che si è dato al progresso della società civile che un bel giorno ha portato a questa rivolta, e non solo a questa rivolta ma a altre rivolte che quindi non si potevano prevedere, perché sono state il frutto dell'esasperazione, dell'umiliazione che i cittadini erano stufi di patire. In Egitto, in effetti, prima di accadere ciò che tutti sappiamo che è accaduto, ci sono state tantissime piccole rivolte che sono state brutalmente e efferatamente domate dall'esercito, e quindi di cui non si sa e non si è saputo nulla. En Égypte, il y a eu le mouvement Kifaya, qui veut dire basta, assez, et qui a été un mouvement d'exaspération, mais qui n'a pas pu aboutir. In Egitto, per esempio, c'è stato il movimento Kifaya, che significa basta, appunto, un movimento che, pur essendo stato attivo, non è riuscito ad arrivare a quasi nulla. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces pays, c'est que le chef de l'État pense que le pays, la richesse du pays, ça lui appartient. C'est-à-dire que le pays, c'est sa maison. Les richesses, c'est sa poche. Donc, ils ne font pas de distinction entre leur fonction et puis le pays lui-même. Ce qui fait qu'il y a une sorte de façon très naturelle, d'ailleurs, de mise. Ils ne pensent même pas qu'ils volent, ils prennent l'argent du pays, ils le mettent dans leur banque, dans leur poche, d'une manière naturelle. Ainsi, quand Moubarak est parti, on a trouvé qu'il avait plus de 27 milliards de dollars quelque part. Ben Ali, c'est la même chose. Kadhafi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une conception de politique que l'Occident n'a pas connue, ce genre de dictature. Parce que la dictature contre les citoyens, mais aussi le pillage des ressources du pays. Ebbene, bisogna poi capire una cosa, che i capi di Stato in questi paesi o in questo paese pensano che il paese sia casa propria, che il paese sia cosa propria, come la ricchezza del paese siano cose da mettersi in tasca tranquillamente, quasi che il paese fosse casa propria, appunto, e le ricchezze una cosa per farne ciò che si vuole. Cioè si è arrivati alla confusione massima tra quella che è una funzione
chi incarna questa funzione è il paese, non si fa più nessun tipo di differenza in questo caso. E quindi non si parla neanche di furto, cioè questi signori non pensano neanche di rubare, pensano semplicemente che il denaro al quale hanno accesso lo possono prendere tranquillamente, metterselo in un conto corrente bancario oppure in tasca. È stato, si è risaputo che Mubarak avesse una fortuna personale di oltre 27 miliardi di dollari, Ben Ali uguale, Gheddafi anche, quindi questa concezione politica molto peculiare, molto particolare, una concezione politica che in Occidente non esiste o perlomeno non è radicata, quella che il paese, le sue risorse, le risorse che ti offre diventano proprietà tua personale, privata. E tous les pays européens, avec l'Amérique, la Russie, ont toujours appuyé ces dictatures. E tutti i paesi europei, come pure l'America e la Russia, insomma, hanno sempre appoggiato questa dittatura. Parce qu'ils avaient des intérêts, ils avaient aussi le prétexte que ces régimes vont lutter di maniera efficace contre le terrorisme islamique. E poi perché c'erano uno degli interessi e poi con il pretesto che questi regimi avrebbero lottato in modo fattivo contro il terrorismo islamico. Ce qui est totalement faux parce que quand ils luttaient, par exemple Ben Ali en Tunisie contre l'islamisme, ils luttaient contre toutes les oppositions. Et la plupart des Tunisiens qui ont été torturés dans les prisons de Ben Ali étaient des laïcs ou étaient des opposants politiques pour la démocratie, etc. Donc, sous prétexte de lutter contre l'islamisme, ils luttaient contre les opposants. E questo è del tutto falso, perché appunto questa lotta contro questi pretestuosi fondamentalisti eccetera, prendiamo per esempio Ben Ali che ha scatenato lotte contro gli islamisti e non erano nient'altro che delle lotte contro i suoi oppositori politici, contro l'opposizione a Ben Ali, che era un'opposizione laica, che molto spesso era un'opposizione di persone che volevano la democrazia. Quindi con questa pretestuosità si è arrivati appunto a combattere questo tipo di situazioni. Donc l'Occident n'était pas du tout gêné de collaborer avec des états non démocratiques où il y avait la torture, et surtout que des organismes comme Amnesty International ou Human Rights Watch ou des ligues de droits de l'homme ont toujours, depuis toujours, publié des rapports très précis, très complets, objectifs, mais il y a eu une sorte de fermeture, on fermait les yeux, on ne prenait pas ça en compte. Et que ce soit d'ailleurs sur la gauche ou sous la gauche ou sous la droite, hein. E quindi in Occidente, diciamo, non si è esitato, nessuno si è fatto degli scrupoli ad appoggiare questi governi che non fossero democratici, questi regimi non democratici dove vigeva la tortura. Organizzazioni come Amnesty International oppure Human Rights Watch oppure anche altri organismi che si occupano della difesa dei diritti umani hanno sempre regolarmente pubblicato dei rapporti puntuali, obiettivi e completi su quelle che erano le situazioni e le cose che si verificavano lì, però le persone hanno deciso comunque di chiudere gli occhi di fronte a queste efferatezze, che si trattasse di esponenti di destra o di sinistra. Tout le monde se souvient de la visite absolument scandaleuse et folklorique de Kadhafi à Paris, à Rome et à Madrid. E tutti si ricordano ovviamente gli spettacoli folcloristici scandalosi, la condotta scandalosa di Gheddafi, sia che si trattasse di visite a Parigi, a Roma o altrove. E moi j'étais en Libye quelque temps avant et je suis revenu et j'ai écrit des articles très violents dans la Repubblica, dans Le Monde et dans El País pour dénoncer le système de Kadhafi. Parce que j'avais passé plusieurs jours en Libye et j'ai vu comment cette dictature folklorique fonctionnait. Et donc, aussi bien Berlusconi que Sarkozy que Zapatero savaient très très bien qui était Kadhafi.
Io stesso mi sono recato in Libia prima che succedessero appunto questi episodi abbastanza folcloristici e tornato dalla Libia ho scritto tutta una serie di articoli molto veementi sulla situazione che avevo riscontrato lì e che sono stati poi pubblicati su Repubblica, su Le Monde e su Il País, dove denunciavo questo sistema di politica folcloristica che Gheddafi aveva messo in opera e visto che poi avevo passato parecchi giorni in Libia mi ero reso conto di che tipo di dittatura fosse appunto oltretutto i principali esponenti politici dei paesi europei, Berlusconi, Sarkozy oppure Zapatero erano decisamente al corrente del tipo appunto folklore che si aveva in quel paese. Bon, tout cela on le sait, c'est le passé. Maintenant nous avons un bilan après une année de, après ces révoltes, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Bene, questo lo sappiamo, è il passato, ce lo mettiamo alle spalle, ora è il tempo di tracciare un bilancio, il bilancio dell'anno dopo, che cosa è successo a un anno dalla rivolta in questi paesi. Allora, il y a quelque chose d'absolument irréversible qui est très important. Deux points. Plus jamais il n'y aura de dictature comme celle de Gheddafi, de Ben Ali ou de Mubarak. Bene, c'è una cosa assolutamente irreversibile e importantissima da ricordare. Due punti, non ci sarà mai più una dittatura come quella di Ben Ali, di Gheddafi o di Mubarak. Deuxième point, les peuples arabes ont risqué leur vie, comme aujourd'hui les Syriens risquent tous les jours leur vie, pour des valeurs. Et ces valeurs, c'est la dignité, la liberté, la justice. Ils ne manifestent pas pour avoir plus d'argent ou pour avoir une deuxième voiture. Ils manifestent pour des valeurs humanistes très importantes. Et ça, c'est irréversible aussi. C'est-à-dire que nous avons fait un grand pas en avant dans le monde arabe. Ebbene, la seconda cosa è che i popoli arabi mettono a repentaglio la propria vita, proprio come fanno i siriani attualmente, combattendo per dei valori. I valori che sono la dignità, la libertà e la giustizia non stanno combattendo per avere più denaro o per avere la seconda auto nel garage di casa, stanno combattendo per dei grandi valori umani e questa è un'altra cosa irreversibile dalla quale non si tornerà più indietro. Ma tout à l'heure j'ai parlé de révolte qui vont devenir des révolutions. Ho appena parlato di rivolte che sono diventate o diventeranno una rivoluzione. Quelle est la différence entre les deux? La révolte c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui vient comme une colère. Je me lève, je casse, je crie. Bon, c'est une réaction spontanée, physique et qui n'est pas préparée. Ebbene, la differenza che c'è fra una rivolta e una rivoluzione è questa. La rivolta è un atto spontaneo, è come un attacco di collera. Uno si alza, gesticola e grida, non prepara nulla, insomma. La rivoluzione c'est un travail, une préparation, c'est une vision d'avenir. C'est-à-dire qu'on va maintenant, dans tous ces pays, reconstruire l'État de droit. Et ça demandera beaucoup de temps. E la rivoluzione invece presuppone del lavoro, presuppone tutta una serie di attività preparatorie, presuppone l'aver elaborato una visione per il futuro, per l'avvenire. E in questi paesi adesso il grande lavoro è proprio quello di ricostruire lo Stato di diritto. E per ricostruire lo Stato di diritto ci vorrà del tempo. Allora, je vais prendre pays par pays. L'Egypte. L'Égypte, ce qui s'est passé il y a un an, c'était un coup d'État militaire sous la pression populaire. Mais ce coup d'État militaire n'avait pas été annoncé comme ça. Ce qui fait qu'on a cru que les militaires, tout d'un coup, étaient des gens, disons, révolutionnaires. Mais les militaires ont senti le vent tourner contre
l'établissement politique et militaire. Donc, ils ont sauvé leur peau très vite, ils sont mis du côté de la place Tahrir, mais ils ont pris le pouvoir. Bene, adesso vi farò un breve resoconto paese per paese. Per quanto riguarda l'Egitto, ciò che è accaduto un anno fa è stato un vero e proprio colpo di Stato militare sotto la pressione popolare. Ma quello che è accaduto nel corso di questo colpo di Stato militare è stato una cosa abbastanza anomala, nel senso che i militari sono diventati rivoluzionari essi stessi, cioè come se avessero percepito il cambiamento, l'aria che tirava di cambiamento, e quindi per salvarsi la vita si sono messi dalla parte dei rivoluzionari e quindi sono andati a braccetto con coloro che stavano in piazza Tahrir. Alors on sait que depuis cet automne, depuis le mois de septembre, les militaires ont retrouvé leur fonction répressive, policière, et ils ont tué énormément de gens dans les manifestations au Caire. Et il y a eu surtout des milliers d'arrestations de jeunes opposants qui ont été jugés dans des tribunaux d'exception militaires et envoyés en prison. Et ça, la presse internationale ne l'a pas vu, ne l'a pas entendu. Il se trouve que je suis en contact avec beaucoup d'amis égyptiens qui me tiennent au courant de tout cela. Et on a écrit d'ailleurs avec des amis égyptiens à Paris, on a écrit un long article pour alerter l'opinion internationale que ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, c'est une lutte de l'armée contre les révoltes. E quello che si sa appunto a partire dall'autunno scorso, quindi nel mese di settembre, è che i militari poi hanno ripreso il loro comportamento repressivo e poliziesco. Al Cairo hanno ucciso parecchie persone e soprattutto ci sono stati migliaia di arresti di giovani oppositori che sono stati poi giudicati non in modo consono e legale da un tribunale militare, sono stati messi in prigione questo è sfuggito completamente, non è stato visto dagli esponenti della stampa internazionale, e io attraverso le mie amicizie e i miei collegamenti che ho in Egitto ho scritto insieme a un gruppo di altri un articolo proprio per stigmatizzare, per allertare l'opinione pubblica internazionale sul fatto che questa si tratti di una lotta che l'esercito sta facendo à livello di contre-rivoluzione quasi. Alors le grand paradoxe de la révolte égyptienne, comme d'ailleurs de la tunisienne, mais à un degré différent, c'est que les islamistes, les frères musulmans plus exactement, vous savez, c'est un mouvement, les frères musulmans, qui est né en Égypte en 1928 qui ont été combattus tout le temps par le pouvoir en place, et le président Nasser avait arrêté en 66 l'un des grands leaders des frères musulmans, et l'a exécuté. Donc les frères musulmans ont des racines historiques importantes en Égypte. Alors les frères musulmans n'ont pas participé à la révolte. Ils n'étaient pas à la place Tahrir pendant l'année dernière, parce que c'était quelque chose qui leur a totalement échappé. Et voilà que, grâce aux militaires qui ont précipité les élections, ce sont les frères musulmans qui sont en train de gagner les élections en Égypte. Il paradosso è questo, che nell'ambito di questa situazione di rivolta egiziana e a livello, a gradi diversi, anche questo si è verificato in Tunisia, c'è stato questo movimento, il movimento dei fratelli musulmani, che ha visto appunto la luce nel 1928 in Egitto, e che sono sempre stati combattuti, fra virgolette, dal potere, nel senso che per esempio Nasser nel 1968 aveva arrestato il leader l'allora leader del gruppo dei fratelli musulmani e lo aveva fatto uccidere, e quindi
Diciamo che questo gruppo ha delle importanti radici storiche abbastanza pregnanti in Egitto, quindi nonostante questo i fratelli musulmani non hanno partecipato alla rivolta, non erano in piazza Tahrir, gli è sfuggita completamente questa cosa, ma abbastanza stranamente questa spinta che i militari poi hanno dato a che si tenessero le elezioni hanno fatto sì che i fratelli musulmani vincessero queste elezioni. Et on a bien vu comment les militaires se sont objectivement alliés avec les frères musulmans. Mais, parce que ce qui se passe en Égypte actuellement, c'est une lutte entre, d'un côté, les laïcs, les gens qui veulent que la religion reste en dehors du champ politique, et puis les religieux. Pourquoi ? Parce que la laïcité, c'est ce qui peut protéger toutes les religions. Parce que les Coptes ont peur du pouvoir des frères musulmans. Et il y a eu déjà des incidents, plus que ça. Il y a eu des combats assez graves au mois d'octobre. Il y a eu une vingtaine de morts. Donc, les laïcs veulent que les religieux restent à l'écart. Mais malheureusement, les religieux sont beaucoup plus organisés, beaucoup plus puissants, et ils sont en train de gagner, de profiter de cette révolte. Eh bien, i militari, abbiamo visto, si sono alleati poi con i fratelli musulmani. Ora, quello che sta accadendo in questo momento in Egitto è questa lotta fra, da una parte, i laici, che vogliono che la religione venga mantenuta completamente al di fuori della sfera politica, e i religiosi, che invece vogliono il contrario. E per questo, diciamo, la laicità viene vista come il sistema e lo strumento per proteggere tutte le religioni. I copti, per esempio, hanno molta paura in questo momento dei fratelli musulmani. Ci sono già stati, alla fine, degli incidenti, chiamiamoli così, dei combattimenti che sono scoppiati nel mese di ottobre, abbastanza gravi, che hanno portato a una ventina di morti. Quindi i laici vogliono, da un certo punto di vista, che la religione rimanga fuori, perché in questo modo ci si può organizzare meglio e si può in un modo o nell'altro arrivare ad una situazione di protezione per tutti. Bon, ça, bon, j'arrête ici pour l'Égypte, mais je vais revenir. Maintenant, je passe à la Tunisie. Alors, la Tunisie, le mouvement Ennahda, qui était un mouvement islamiste, a été combattu de manière très féroce par Ben Ali, et c'est vrai qu'il avait disparu. Alors, adesso mi fermo un attimo sull'Egitto, poi ci ritorneremo a parlare sopra dell'Egitto. Parlo della Tunisia, cioè questo movimento Ennahda, un movimento islamico, anche questo, combattuto strenuamente da Ben Ali. Allora, lorsque il y a eu la révolte en Tunisie, là aussi, il n'y avait pas d'islamistes dans les manifestations. Parce que d'abord, ils étaient clandestins, ils n'étaient pas là. Et puis, il y a eu ces élections qui ont donné une majorité à Ennahda. Sauf que, en Tunisie, un peu comme au Maroc, les Ennahda n'a pas la majorité absolue et elle doit composer avec d'autres partis pour gouverner. Ebbene, nel corso della rivolta tunisina gli islamisti anche lì non hanno partecipato, non hanno manifestato insieme alle altre forze civili perché erano clandestini. Poi ci sono state le elezioni e anche lì il Ennahda, come è accaduto peraltro in Marocco, anche in Tunisia, non avendo una maggioranza ha dovuto fare una coalizione. E poi l'islamismo in Tunisia n'ha pas la même racine historique que en Égypte. Et puis, appunto, l'islam tunisino non ha lo stesso tipo di radici storiche come quelle che si vedono in Egitto. Et puis, la condition de la femme tunisienne a été libérée par Bourguiba il y a 50 ans. E poi la condizione della donna, la donna ha avuto questo grande afflato di liberazione dato da Bourguiba 50 anni or sono.
Et c'est la condition, enfin le système, le code de la famille le plus avancé dans le monde arabe depuis toujours. Ed è in Tunisia vige il codice familiare, la legge sulla famiglia che è la più avanti di tutto il mondo arabo. Et donc ils pourront pas revenir sur ces acquis parce que c'est entré dans les mœurs, dans les mentalités. Donc même s'il y a un gouvernement à moitié islamiste, il ne pourra pas changer les droits de la femme. E quindi è impossibile, perché queste libertà si sono talmente assestate, sono così acquisite, quindi i costumi sono cambiati, la mentalità è cambiata, che anche se ci dovesse essere un governo al 50% islamico, non sarà assolutamente possibile ritornare indietro su ciò che è già stato acquisito. Donc pour la Tunisie, je dirais que le bilan il est presque positif. Presque positif. Bon. Et que les choses vont évoluer. Là où je suis un peu pessimiste, c'est pour l'Égypte, parce que l'Égypte a un autre problème qui est beaucoup plus grave, c'est la pauvreté et le manque de ressources. Bene, per tirare un bilancio della Tunisia, la Tunisia insomma va avanti, credo bene, quindi siamo sul positivo, le cose si stanno sviluppando, stanno andando avanti. Sono un pochino più pessimista per quanto riguarda l'Egitto, perché l'Egitto si ritrova di fronte a un altro problema grave, che è quello della povertà da una parte e la mancanza di risorse dall'altra. Bien. La question égyptienne ne va pas être résolue uniquement par les élections, parce que cette pauvreté est un véritable handicap, parce que par exemple les touristes, le tourisme qui est la ressource importante de l'Égypte, eh bien, le tourisme, il est en panne parce que les gens ont peur, parce que les gens, enfin les étrangers, enfin les non-égyptiens, ne vont plus en Égypte. Et ça, c'est une catastrophe, parce que plus l'Égypte est pauvre, plus les problèmes politiques seront encore plus graves, et nous allons aller vers vraiment des situations dramatiques. C'est là où je dirais que l'Occident devrait intervenir. E poi la questione egiziana è ben lungi dall'essere risolta anche solamente con queste elezioni e i risultati che si avranno. Perché? Perché la povertà c'è, rimane, continua e si aggrava sempre di più. Il turismo, per esempio, che è una risorsa importantissima per l'Egitto, si ritrova in un momento di stallo, perché c'è una paura a livello appunto degli stranieri ad andarci, quindi non ci vanno più, e per il paese è una catastrofe, perché più povero diventa il paese, più si aggraveranno i suoi problemi interni e più la situazione andrà via via a farsi sempre più drammatica. E qui probabilmente ci dovrebbe o ci vorrebbe un intervento da parte dell'Occidente. C'est une intervention pas militaire, une intervention économique, c'est-à-dire qu'il faut aider ce peuple, parce que en investissant dans ces pays qu'on pourra les aider à sortir de cette impasse. E chiaramente quando dico un intervento non intendo un intervento militare, ma bensì un intervento d'aiuto economico, per aiutare proprio la popolazione, investire del denaro in questi paesi proprio per aiutarli a uscire da questa palude. Parce qu'il n'arrive pas non plus à récupérer les 27 milliards que Moubarak a caché dans des banques en Amérique, en Suisse, on ne sait pas où. E soprattutto perché il paese, le forze del paese non saranno mai in grado di rimettere le mani su questi 27 miliardi di dollari che Mubarak ha nascosto un po' nelle banche americane, svizzere o altrove, chissà dove. Maintenant, je passe à un troisième pays qui est la Libye. Alors, vous avez suivi, ça a été grâce à l'intervention de l'OTAN et des Européens et de la Ligue arabe, les Africains, que après 4 mois on a réussi à quand même en finir avec Kadhafi.
Parlerò ora del terzo paese, la Libia. Insomma, quello che è accaduto lo sappiamo tutti, è stato grazie all'intervento della NATO, dell'Europa e di altre forze ancora, che in 4 mesi praticamente si è messa la parola fine sul regime Gheddafi. Mais je dois dire que, et je l'ai écrit d'ailleurs dans la Repubblica, que la manière dont Gheddafi a été tué est purement scandaleuse, parce que ce n'est pas en massacrant un dictateur qu'on va avancer dans l'histoire. Parce que je dirais qu'il a été tué à la libyenne, à la Kadhafi. C'est-à-dire qu'on a utilisé les méthodes de Kadhafi pour exécuter Kadhafi. Or, j'étais moi très choqué par la manière dont cet homme a été finalement exécuté. Il fallait l'arrêter, le juger et le mettre en prison. C'est ça, à mon avis, ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut qu'on puisse tirer des leçons de l'histoire. E devo dire, e l'ho anche scritto su Repubblica molto chiaramente, che il modo con cui è stato ucciso Gheddafi è stato un modo assolutamente scandaloso, perché non è massacrando un dittatore che la storia fa dei passi avanti. Proprio il metodo, direi, che è stato impiegato per uccidere Gheddafi è stato ucciso alla libica, o se volete alla Gheddafi, e proprio questa cosa mi ha scioccato, che lo abbiano ucciso proprio in questo modo. Secondo me avrebbe dovuto essere arrestato, giudicato e inviato in carcere, perché tutto sommato è anche importante trarre delle lezioni dalla storia, e le lezioni si traggono così. Il problema della Libia è che non è du tout un État constitué, strutturé. Ecco, il problema della Libia è che non è assolutamente né uno Stato strutturato né uno Stato, per così dire, costituito. La Libia è un assemblage de 5 tribus. La Libia è un coacervo di 5 tribù. E qui n'ont aucune tradition de parti politique, de syndicalisme, de liberté de la presse, d'association, etc. E queste 5 tribù non hanno alcuna tradizione né in quanto possibilità di formare dei partiti politici oppure delle organizzazioni sindacali oppure per difendere la libertà di stampa o le altre libertà, insomma. E ce pays aujourd'hui est en train de s'inspirer de la loi musulmane pour faire sa constitution. Questo paese appunto sta cercando ispirazione nella legge musulmana per costruirsi. Alors, on est dans une situation paradoxale. Nous sommes débarrassés d'une dictature qui est tout à fait chose positive, mais nous sommes dans un chaos politique très inquiétant. Situazione paradossale, cioè siamo sbarazzati di una dittatura, cosa positiva, però appunto c'è il paradosso di quello che succederà dopo in termini di costruzione. Et pour que la Libye devienne un état de droit, il faut plusieurs générations. Ci vorranno molte generazioni perché la Libia diventi uno stato di diritto. Parce qu'ils n'ont pas de tradition d'état de droit. Et Kadhafi, pendant 42 ans, a effacé tout esprit critique, tout esprit d'opposition ou de vie politique. E appunto ci vorrà molto tempo perché uno, non c'è questa tradizione, poi perché Gheddafi in 42 anni di regime ha cancellato qualsiasi tipo di spirito critico, di opposizione politica o comunque di afflato politico, ecco. Bon, donc pour le moment on ne sait pas très bien ce qui se passe en Libye. On va voir ce que cela va donner, mais j'ai beaucoup d'inquiétude pour l'avenir. Diciamo che per il momento si può dire che nessuno sa che cosa sta accadendo in Libia, vedremo, però la cosa mi inquieta soprattutto se guardo al futuro. Le cas de la Syrie est très préoccupant. Il caso della Siria invece è molto preoccupante. Parce que nous avons affaire à une famille, Assad, 2 frères qui tiennent le pays, ils sont d'une communauté minoritaire s'appelle les Alawites, et qui représentent à peu près 10% de la population,
mais qui tient le pays depuis maintenant presque 50 ans, enfin, entre le père et les fils. E appunto la situazione della Siria è una situazione molto preoccupante, perché abbiamo qui a che fare con il potere di una famiglia, la famiglia Assad. Adesso ci sono questi due fratelli che tengono in mano il paese, appartengono a una, diciamo, piccola minoranza che non supera il 10% degli aluiti, che appunto, ciò nonostante sia una piccola minoranza, ha detenuto il potere tra padre e figli per 50 anni in Siria. Alors, le père, Hafez al-Assad, avait déjà, s'était déjà illustré dans l'histoire par sa très grande sauvagerie et brutalité. Alors, è già assurto, diciamo, gli onori della storia, il padre Assad, proprio per essere un selvaggio e un brutale. Il avait massacré la population de la petite ville de Hama, parce que il avait appris que des islamistes se réunissaient dans cette ville. Il a laissé tous les islamistes arriver dans la ville, il a bloqué la ville, et pendant deux ou trois jours et trois nuits, il a massacré tout le monde. Il y a eu 20 000 morts, c'était, je crois que c'était en 84, mais je ne suis pas sûr de la date, enfin 84 je pense. Il a massacré 20 000 personnes tranquillement et il est resté l'ami de tous les chefs d'État occidentaux. E appunto, per spiegarvi chi fosse, ha massacrato l'intera popolazione di una piccola città che si chiamava Hama, dove c'era in programma una riunione di una serie di esponenti islamisti. Ha completamente chiuso e bloccato questa città e per due o tre notti ha praticamente massacrato tutti, abitanti compresi, uccise 20.000 persone, credo fosse nel 1984, e ciò nonostante questo massacro assolutamente efferato, tutti i capi di Stato occidentali hanno fatto orecchie da mercante. E Hafez al-Assad è morto dans son lit de vieillesse. E Assad, appunto, ha potuto morire nel proprio letto di vecchiaia tranquillamente. Le fils, qui était un médecin ophtalmologiste, je sais pas, a pris le pouvoir et il a poursuivi le même système que son père. C'est ce qui explique aujourd'hui son indifférence totale à toutes les pressions internationales. Il continue de tirer sur la foule tous les jours. Nous avons dépassé au mois de décembre 5000 victimes civiles, dont un nombre très important d'enfants. Et il continue et il ne s'arrêtera que par un miracle. E il figlio, medico oftalmologo, ha preso il potere e ha continuato esattamente lungo la strada che era stata, come dire, battuta da papà, nel senso che lo vediamo benissimo oggi che cosa è successo, che cosa succede. La repressione vede appunto la polizia e le forze dell'esercito che sparano sulla folla giornalmente, tantissimi civili sono morti, tra cui peraltro tantissimi bambini, e probabilmente questo signore verrà fermato solamente da un miracolo. Allora, il ha la chance qu'il a, c'est qu'il a une position stratégique de son pays qui le met un peu à l'abri, puisqu'il est voisin d'Israël, de l'Irak, de la Jordanie et de la Turquie. Alors, Israël n'a aucun intérêt à ce que les choses changent en Syrie. L'Irak est un pays qui est dans un chaos depuis l'intervention américaine. Et le départ des Américains, le chaos continue, donc ils ont autre chose à faire. La Jordanie, c'est un tout petit pays qui n'a surtout pas envie d'avoir d'histoire avec les Syriens. Restent les Turcs. Alors les Turcs, ils ont aidé l'opposition syrienne, ils ont ouvert des camps de réfugiés dans le nord de la Turquie pour recevoir ces Syriens. Mais on se dit, pourquoi les Turcs vont risquer leur vie en attaquant
l'armée syrienne et Bachar el-Assad. Donc il a une position où finalement il est protégé par la Russie et par la Chine. Et il fait ce qu'il veut. Et appunto, l'unica possibilità che ha la Siria è proprio la sua posizione che è strategica e che quindi la mette un pochino al riparo, se vogliamo, perché confina da una parte con Israele, dall'altra con l'Iraq, dall'altra con la Giordania e con la Turchia. Allora, per quanto riguarda Israele, sappiamo benissimo che interessi hanno gli israeliani sui cambiamenti possibili o meno che la Siria potrebbe avere. Dal punto di vista dell'Iraq, dopo l'intervento degli Stati Uniti d'America e dopo la partenza, appunto, c'è un caos ancora del tutto ingestibile. La Giordania è un piccolo stato e certamente non ha alcuna voglia di avere nulla a che fare di strano con la Siria. Rimane la Turchia. La Turchia, dal punto di vista politico, ha offerto aiuto agli oppositori del regime siriano. Nel nord della Turchia sono stati aperti anche dei campi profughi che ospitano gli profughi siriani. E devo dire, perché allora un paese come la Turchia vorrebbe o potrebbe rischiare la propria vita diciamo attaccando l'esercito siriano quando di fatto il dittatore è protetto ancora dalla Russia e dalla Cina e quindi riesce comunque a fare quello che vuole? Oui, j'ai oublié de parler du Liban, parce que le Liban a été occupé par la Syrie pendant très longtemps. Et en 2005, il y a eu le printemps, déjà le printemps arabe libanais, il a obligé l'armée syrienne de se retirer du Liban. Et pour réagir, ils sont partis, mais ils ont assassiné le chef d'État libanais, Hariri. Et puis, ils ont assassiné beaucoup d'intellectuels qui écrivait contre la politique syrienne. E poi, peraltro, mi stavo dimenticando di parlare del Libano. Libano che era stato occupato dai siriani nel 2005, appunto c'è stata forse un evento analogo alla primavera araba in Libano, dove l'esercito siriano è stato costretto a ritirarsi, non prima però di avere assassinato il capo dello Stato, Aiwi, libanese, e molti intellettuali. Bon, on pourrait continuer comme ça sur beaucoup d'autres pays, mais dans l'ensemble, le souffle de la révolte continue. Il n'est pas, et c'est pas fini. Les gens continuent de se battre, et je pense que ce qu'on a appelé le printemps arabe est devenu un printemps mondial. Ebbene, potremmo andare avanti a parlare anche degli altri paesi, eccetera. La cosa importante è che questo vento, questo soffio della rivolta continua, non è assolutamente terminato, tutti continuano a battersi e questa che era partita come la primavera araba sta diventando la primavera mondiale. Alors, c'est ce qu'on appelle le mouvement des indignés. Ça a commencé par l'Espagne. E appunto è sfociata poi nell'avvento del movimento dell'indignato spagnolo. Ensuite il y a eu les indignés de Wall Street à New York. Poi quelli di Wall Street a New York. C'est pas un mouvement très important, mais il y a eu quand même un sentiment de révolte. Il y a eu les révoltes en Israël. Sur le plan non pas cette fois-ci politique mais social. Ebbene, poi appunto il movimento degli indignati di Wall Street, anche se non è stato diciamo un movimento grandemente importante, è comunque un segno di rivolta. Poi c'è stata appunto la rivolta non politica, piuttosto sociale israeliana. E poi il y a eu quand même des manifestations extraordinaires contre le trucage des élections en Russie. Contre Poutine. Bon, mais là encore, c'est un peu comme la Syrie. Hein, Donc, il y a eu la Russie, et puis il y a eu la Hongrie, où on a vu qu'un dictateur est en train de prendre le pouvoir.
Appunto c'è stato poi tutto quello che è successo dopo le elezioni contro i brogli elettorali e quindi contro Putin in Russia, un po' quello che in Russia è un po' accaduto, quello che sta succedendo in Siria, e poi appunto il regime dittatoriale ungherese. Donc on a un vent de révolte et surtout quelque chose de très étrange. En Europe, ce vent d'indignité, de révolte, s'accompagne en même temps par une poussée de l'extrême droite raciste et violente. Ecco, questo vento di rivolta porta con sé una cosa abbastanza strana, soprattutto in Europa. Al di là di questa indignazione che così insomma scoppia, c'è anche una spinta straordinaria che ha ricevuto la destra razzista e diciamo quella più estremista. Allora, on connaît la situation en Italie. En France, nous avons le Front National qui fait des progrès très 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 inquiétants. Un sondage a donné la semaine dernière 20% de vote pour Marine Le Pen, ça veut dire presque plus que Sarkozy. Et puis un Français sur trois s'est déclaré d'accord avec les idées que défend le Front National. La situazione in Italia la conoscete, in Francia c'è la situazione del Fronte Nazionale, direi che monta in modo inquietante, nel senso che della settimana scorsa un sondaggio che vede un aumento del 20% dei voti che sarebbero appunto assegnabili a Le Pen, quindi decisamente più di quanto non ha Sarkozy. Pare che un francese su tre sposi le idee del Fronte Nazionale. Et puis nous sommes dans une situation qui se complique parce que ce sont les immigrés qui sont stigmatisés dans tous les cas. E poi la situazione si complica ulteriormente perché ci troviamo in una situazione dove chi è stigmatizzato sono comunque gli immigrati. Alors, on dit les islamistes gagnent en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Maroc. Donc, les immigrés sont musulmans, donc les immigrés vont gagner en France. C'est un peu mentalité un petit peu simpliste. Quello che si dice allora gli islamisti vincono in Turchia, Libia, Egitto, Marocco, quindi saranno gli immigrati che vinceranno anche qui in Francia, e così con parecchia così semplicità si dice questo semplicistico, in un modo semplicistico si dice questa cosa. Il y a un vrai problème dans toute l'Europe. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à débloquer cette question. C'est la peur de l'islam. Ecco, c'è un problema vero e proprio in Europa che nessuno riesce neanche io a sbloccare, a capire come sbloccare, che è la paura, fra virgolette, dell'Islam. Je peux comprendre quelqu'un qui à qui on va dire nous allons appliquer les mêmes lois que ce que font les Iraniens ou les Saoudiens chez eux, on va l'appliquer en Italie. Ben évidemment, personne ne va être d'accord, ni content. Beh, insomma, certamente si potrebbe capire l'inquietudine e l'esitazione se qualcuno venisse a dirvi benissimo le stesse leggi che si applicano ora in Arabia Saudita o in Iran verranno applicate anche in Italia. Certamente nessuno sarebbe felice di questa cosa. Mais il faut comprendre bien les choses. Les immigrés de religion musulmane sont là, ils vont pas partir. Però bisogna capire le cose per bene. Allora, gli immigrati che ci sono qui di religione musulmana ci sono e ci rimangono, certamente non se ne andranno. C'est vrai qu'en France, l'islam est la deuxième religion de l'État. E poi è anche vero che in Francia l'islam è la seconda religione di Stato. Du pays. Insomma del paese, insomma dello Stato, della Francia, in termini numerici. Ma c'est pas un islam qui menace la sécurité des gens. Tuttavia non è l'islam che è la minaccia alla sicurezza delle persone. Alors, je parle de ça pour évoquer avec vous
l'histoire de la mosquée de Gênes. Allora, mi è servito questo come preambolo per parlarvi della storia della famosa moschea di Genova. Beh, écoutez, on m'a posé la question, moi j'ai dit il faut vivre ensemble. Il faut apprendre à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut se parler et se respecter mutuellement. Allora, mi hanno fatto questa domanda, che cosa ne pensassi, e io ho risposto questo. Ho detto, bisogna imparare a vivere insieme, e per vivere insieme bisogna parlarsi e imparare a rispettarsi. Allora, moi je pars du principe qu'il vaut mieux un lieu de culte connu et reconnu plutôt que laisser les gens prier dans des garages ou des caves ou dans la rue. Ecco, io dico questo, secondo me è molto meglio che ci sia un luogo di culto conosciuto e ufficialmente riconosciuto, invece che lasciare che la gente preghi dentro i garage, nelle cantine o per strada. Parce que si on refuse aux musulmans d'avoir une mosquée, on va les rejeter, et en les rejetant, ils vont se sentir exclus, et par conséquent, ils peuvent tout à fait développer une animosité contre la ville et les citoyens. Ebbene, io direi che appunto se si rifiuta una cosa di questo genere, se si rifiuta l'apertura di una moschea ai musulmani, i musulmani si sentiranno rifiutati e nessuno, insomma, potrà negare che possano sentirsi esclusi. A questo punto qualcuno potrebbe anche sviluppare una certa animosità contro la città o i suoi cittadini. On a besoin quand même de se parler et de rappeler les lois du pays, les devoirs de chacun et les droits de chacun. Ce qui manque, et c'est toujours manqué, c'est une pédagogie des deux côtés. Ebbene, io credo che ci sia appunto questo bisogno di doversi parlare e di dover reciprocamente ricordarsi quali sono le leggi che vigono nel paese, quali sono per esempio i diritti e i doveri di ciascuno. E io credo che questo aspetto pedagogico sia stato proprio quello che è sempre mancato. Parce que si on ne leur explique pas dans quel pays ils vivent, quelles sont les lois de ce pays, quels sont les droits qu'ils ont sur ce pays, quels sont les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de ce pays, et que les Italiens aussi sachent d'où viennent ces gens et pourquoi ils sont là, et qu'est-ce qu'ils font, si on ne rétablit pas la vérité, parce que les partis comme la Lega ou les partis comme le Front National disent des mensonges sur l'immigration, ils ne disent jamais par exemple que les immigrés travaillent honnêtement, gagnent leur vie honnêtement et puis paient des impôts et que s'ils partaient demain, il y aurait le chaos dans le pays. Parce que ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des gens qui ne font que profiter du système social. Ce sont des gens qui, évidemment, il y a des délinquants, il y a des voyous comme partout ailleurs. Mais l'écrasante majorité de la population immigrée, que ce soit ici ou en France ou en Espagne, ce sont des gens qui travaillent exactement comme les Italiens du Sud venaient travailler en France dans les années 40, 50 et 60. E se non ci si spiega, e se non si spiega anche a loro dove si trovano, qual è la legge, quali sono i loro diritti, quali sono i loro doveri, e anche alla fine, se non si spiega agli italiani perché sappiano da dove veramente vengono queste popolazioni, perché, che cosa fanno, cioè in altre parole, se non si ristabilisce la verità,
così sempre negata da formazioni politiche come la Lega o come il Fronte Nazionale francese, che hanno detto menzogne su questa cosa, perché non dicono mai che queste persone lavorano, che queste persone si guadagnano la vita onestamente e che pagano le tasse e che quindi hanno tutto il diritto di fare parte di un paese democratico come i nostri, e che non sono solo parassiti e che quindi fanno assolutamente parte e devono essere parte di un sistema, di un tessuto sociale. Poi certo ci sono i delinquenti, ci sono coloro che non si comportano bene, come in tutti i gruppi di persone. Tuttavia, ecco, se non si capisce, se non si ristabilisce questo tipo di verità, questo tipo di cosa, allora in paesi come, per dire, l'Italia, la Francia, la Spagna, la più grande maggioranza di queste persone sono persone che lavorano, che lavorano onestamente, proprio come i meridionali facevano quando emigravano negli anni 40, 50 e 60 in Francia per lavorare da noi. Enfin, pour terminer, je vais quand même dire un mot sur la crise, parce que c'est quand même le menu quotidien de tous les médias. Je pense que la crise que nous vivons, elle est avant tout d'ordre moral et pas du tout économique. C'est-à-dire qu'elle devient économique après, d'abord financière et ensuite économique. Cette crise morale vient du fait que pendant plusieurs décennies, le libéralisme sauvage a permis de jouer avec un argent qui n'a jamais existé, ce qu'on appelle l'argent virtuel. Et on se retrouve aujourd'hui avec des vrais problèmes concrets qui ne sont pas virtuels et qui se traduisent par le chômage et la précarité, l'exclusion, les gens dans la rue, les SDF, etc. etc. Donc la crise, elle a des origines beaucoup plus profondes dans le comportement des, pas uniquement des hommes politiques, mais aussi des techniciens de la politique, c'est-à-dire les économistes, les banquiers, les traders, les gens qui jouent avec la fortune des uns et des autres. Donc cette crise qui a de quoi inquiéter tout le monde, curieusement, elle aboutit à stigmatiser encore comme si l'immigration était responsable de ce qu'ont fait les traders dans la bourse de New York ou de Paris ou de Tokyo. C'est-à-dire que, encore une fois, on se tourne vers les plus démunis, les plus pauvres, pour leur dire si nous avons des problèmes, c'est à cause de vous. Eh bien. Per terminare, volevo semplicemente dire due cose su questa crisi, visto che ormai la crisi è il piatto del giorno che ci propinano i media. Per me questa crisi è più morale che economica, anzi finanziaria e poi economica. È una crisi morale perché da decenni a questa parte la liberalizzazione selvaggia, questo liberismo selvaggio, ha portato la gente a veramente a giocare con il denaro, ma il denaro virtuale. E poi questo gioco con il denaro virtuale ha portato a dei problemi che sono assolutamente invece concreti e pregnanti, che sono la disoccupazione, il precariato, il fatto che la gente viene lasciata per strada, che non esiste più assistenza, eccetera. E allora questa crisi ha delle origini profonde, dovute a un comportamento dei tecnici, quindi parlo di economisti, parlo di banchieri, parlo dei trader, parlo di coloro che appunto con questo denaro hanno giocato a volte anche un po' troppo così alla leggera. Poi è arrivata la crisi che ha sconvolto tutti, ci ha sconvolto perché ancora una volta poi, curiosamente, guarda caso, in una situazione di crisi chi si stigmatizza? I migranti, quasi non fossero stati i trader della borsa di New York o di Parigi o di Tokyo a provocare quello che è successo, ma i più poveri, i più bisognosi, cioè tutti noi, tutti voi. Enfin, moi je trouve que comme nous sommes en Méditerranée, ce serait l'occasion extraordinaire que les pays méditerranéens pour une fois se réunissent, s'unissent et que ceux qui sont riches aident les plus pauvres, c'est-à-dire la Méditerranée du Nord
qui est riche et sous-peuplée, aide la Méditerranée du Sud, qui est pauvre et surpeuplée, enfin très peuplée. Donc c'est le moment ou jamais de profiter de cette crise pour faire de la Méditerranée un ensemble cohérent, solidaire et qui va peut-être donner une réponse qui n'est pas uniquement une réponse financière, économique, mais une réponse humaine qui est de retrouver les racines de la Méditerranée, c'est-à-dire de la grande civilisation qu'est la Méditerranée. Allora io trovo che per tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo ci sia questa occasione davvero straordinaria adesso, veramente per tutti i paesi del Mediterraneo, per una volta ci sarebbe la possibilità che si riunissero tutti insieme i paesi, diciamo, del Mediterraneo del Nord, i più ricchi e i meno popolati, che si uniscano aiutando, essendo solidali, con quelli del Mediterraneo del Sud, che sono più poveri e, diciamo, più popolati. Ecco, secondo me bisognerebbe proprio approfittare di un momento di questo genere per dimostrare che il Mediterraneo è un insieme, un unicum coerente e solidale, e che si riesca davvero, al di là delle finalità finanziarie, economiche, si riesca davvero a metterci insieme come esseri umani per ritrovarle queste radici del Mediterraneo e per ritrovarci. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, buona serata.